Una bella partita da vedere tra l'Aquila e il Recanatese. I rossoblù hanno dominato il gioco con decine di occasioni di gol, ma gli ospiti si sono difesi con dignità anche grazie ad una grande prestazione dell'estremo maraglino. Dopo il primo minuto si fa pericolosa la Recanatese con Senigalliesi. Solo la prontezza di Farroni, con una deviazione in angolo, evita il gol ospite. Solo 5 minuti per prendere le misure e al sesto l'Aquila segna il vantaggio. Assist di Padovani per Valenti, in gran forma, che va in gol con un tiro di sinistro a giro. Ancora 5 minuti e l'Aquila trova l'occasione del raddoppio con Di Paolo, che lancia Valenti in contropiede. Smarcati i difensori, calcia, ma Maraglino salva la porta. Ma il raddoppio non tarda e al 20esimo la sfortunata Recanatese sigla un autogol con Moulet, che tentando di salvare la porta da un insidioso cross di Boucher centra la rete. Gli ospiti reagiscono subito al 21esimo con un calcio piazzato che centra la traversa. La Recanatese scende di tono e l'Aquila spicca il volo. Si susseguono i tentativi al 26esimo di Padovani, dal limite, ma Maraglino para, e al 33esimo è ancora Di Paolo, ma la sfera tocca il legno. Al 37esimo ancora Padovani, instancabile e pericoloso di testa, ma Maraglino para di piedi e manda in angolo. Il primo tempo si chiude con l'ammonizione di Giaccaglia. Il secondo tempo si apre con un tentativo a rete di Padovani al quarto, ma Maraglino salva la porta parando in due tempi. Al nono è Cafiero in area, ma l'estremo della Recanatese non lascia spazio. Al 22esimo ancora un'occasione sciupata e un po' sfortunata per l'Aquila. Calcia Valenti, ma Maraglino para, ritenta Cafiero in ribattuta, ma la palla colpisce la traversa. Al 27esimo Padovani viene ammonito per simulazione. Al 40esimo Di Paolo si infortuna, una botta che non fa presagire bene. Nei 5 minuti di recupero Fabrizio al 46esimo si tuffa colpendo la palla di testa, ma la sfera è fuori di poco. L'incontro si chiude con uno spettacolare tiro di Valenti al 49esimo che, smarcatosi, irrompe in area, ma la palla colpisce il legno traverso. Un ottimo approccio alla partita, anche se a onor del vero la prima occasione è stata della Recanatese, una bella parata di Farroni, va sottolineata anche perché è stata fatta molto bene, però penso che da lì in poi la partita l'abbiamo condotta in maniera esemplare, come volevamo, abbiamo trovato le giocate che abbiamo provato. Quando una squadra lotta per le basse classifiche, poi l'aspetto psicologico incide, è naturale che l'Aquila ha meritato questo risultato, perché poi insomma la squadra si è un po' persa, a tratti si è ripresa un po' nella ripresa, però insomma troppo poco